Ci sono giorni in cui lo specchio non rimanda solo un volto, ma una geografia di ricordi, di emozioni, di sogni e di mancanze, di espressioni e rughe che raccontano chi sei. L'atto di guardarsi allo specchio per alcune persone è un'azione abitudinaria, per altre può diventare un'ossessione, per altre ancora qualcosa da evitare. In ogni caso, ha un grande impatto sul nostro benessere psicologico e sulla nostra autostima. Guardarsi allo specchio vuol dire saper riconoscere che siamo fatti di luce e ombra, che siamo persone complesse e che nella vita ci sono sia la felicità sia il dolore. Nel periodo della mia dipendenza, la sostanza mi trasformava. Evitavo di guardare dentro me stesso e non vedevo il malessere che stavo vivendo. A causa di essa, ho perso chiunque mi stava davvero vicino e mi dimostrava amore. L'azione di guardarsi allo specchio è stata intesa nelle varie attività terapeutiche come un momento di introspezione in cui ci si confronta con se stessi e con la propria immagine, oltre che un modo per prendere contatto con la propria identità. Trattare questo argomento ha permesso di analizzare le dinamiche interiore degli ospiti del gruppo di cura Helios, scoprire le cause profonde della dipendenza, imparare a gestire le proprie emozioni in modo costruttivo, come occasione di crescita personale e di conoscenza di sé. Il tutto apre la strada verso la guarigione e il recupero. Durante il laboratorio, gli ospiti si sono disposti in cerchio, in modo da far emergere l'unione tra i vari membri. Ad ogni paziente è stato chiesto di guardarsi allo specchio e di descrivere ciò che vedeva. Successivamente si è riflettuto sulle emozioni e i pensieri che tale momento generava. Queste riflessioni aiutano i pazienti a riconoscere e accettare i propri difetti e le proprie fragilità. Il Kufrad mi aiuta giorno dopo giorno ad affrontare i problemi che fanno parte del mio passato. Ho imparato ad accettare ciò che sono, con tutti i miei difetti e pregi, perché la vita è fatta di luce e di buio. Ed è bella proprio per questo. Guardarsi dentro non è facile, ma è l'unico modo per guarire le ferite del mio passato, riconoscendo le mie emozioni, cercando di superare le mie paure.